altalene, scivoli, giostre e nuovi giochi per rifare il look ai parchi della capitale. Nasce dall'incontro tra pubblico e privato l'iniziativa Una ricetta per Roma, un progetto di riqualificazione delle aree gioco cittadine spesso abbandonate all'incuria. La convenzione stipulata tra l'assessorato alla sostenibilità ambientale e l'azienda Fiorucci parte da 5 aree situate in altrettanti parchi. Villa De Sanctis nel municipio Quinto, il Parco Corto Maltese al Torrino e poi il Parco Lima nel quartiere San Paolo, Villa Lais al Tuscolano e i parchi di Via Vanni alla Massimina. Il tutto sarà possibile grazie alla donazione dell'1% dei ricavati dell'azienda finanziatrice che vuole così ricambiare l'affetto dei suoi consumatori. Noi abbiamo un rapporto molto forte con questa città, vendiamo tanti dei nostri prodotti in questa città, è un modo anche per dire grazie ai cittadini che ci concedono la loro fiducia comprando i nostri prodotti da tanti anni e quindi per noi è un modo per ringraziarli e per riallacciare questo legame che esiste per sempre con Roma e che per sempre esisterà. È importante per l'amministrazione permettere alle imprese interessate di poter investire nella città garantendo tempi certi e procedure trasparenti. Questa è un'espressione virtuosa di una nuova sinergia tra pubblico e privato, dove il pubblico indica quali sono appunto gli interventi e in modo sinergico, grazie alla collaborazione in questo caso di Fiorucci, è possibile restituire alla città, ai municipi, ai cittadini le aree ludiche che ormai per troppi anni in passato sono state abbandonate a se stesse e devastate. L'iniziativa proseguirà per tutto il 2018 fino a regalare ad ogni municipio un nuovo spazio in cui far giocare i più piccoli.